Ma salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferriero, se preferite Melochi, e non sono sola, siamo di nuovo a provare questa beta chiusa di Babylon's Fall e siamo in compagnia di Seb questa volta, non di Sab, ma di Seb, che è qui con me, anche se non lo vedete. Ciao a tutti. Eccolo, eccolo. Allora, anche lui ha avuto l'opportunità di provare il gioco. Più o meno non sei completamente nuovo, cioè hai fatto qualcosina, mi dicevi prima, giusto? Ho provato un paio di missioni e fondamentalmente ho esplorato qui il lab di base. Okay, ok, poco che si può nella beta. Esatto, esatto, perché infatti adesso facciamo questo discorso. Questo video suppongo durerà un po' meno rispetto alla grossa live che ho fatto con Sabaku. Andiamo un po' più diretti, un po' meno cafoni, perché qua siamo personcine per bene. Qui vedete il mio personaggio. Seb non lo vede ancora, sarà molto emozionato quando lo vedrà. Sono una sorta di chimera di equipaggiamenti, sono un mostro, però lui viene comunque da Final Fantasy XIV, quindi sa che cosa succede nei primi livelli, nei primi Guarda, momenti. Potrei indovinare battute o farne, il fatto è che ora come ora l'aspetto grafico dei personaggi è tutto abbastanza una cozzaglia di equipaggiamenti primitivi. Sì, sì, è tutto casuale. Poi c'è una cosa che mi turba tantissimo, che poi magari vedrai appena ti dico la password, diciamo, per entrare. Ho nel mio pezzo del busto il pugnale, ma lo tengo con la punta in avanti. Cioè che se starnutisco mi uccido da sola, adesso lo vediamo. Allora, per chi magari... Non te ne fai neanche niente. No, infatti, è completamente... Sì, perché se lo afferro mi taglio, lo prendo dalla lama. Allora, qui praticamente il gioco funziona, sono a istanze, almeno per quanto riguarda appunto la zona base. Quindi adesso io ti dico il codice, tu sai già come si inserisce, no? Sì. Quindi allora, praticamente uno dei due giocatori deve inserire il codice che voi vedete in alto a destra, questo HQ code, e il mio è 114924 37. Così facendo dovrebbe apparirci il bell'uomo qui davanti. Come beta va detto che le connessioni sono immediate, almeno quelle. Sì, 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 sei tu quindi. Molto sei... veloce, sì. Sì, è vestito con un Iron Man dei tempi brutti. Mamma mia, l'elmo. Ma poi perché è verde? Cioè ha dei colori strani. Comunque guarda che bello il mio pugnale, guarda come sono brava, come sono equipaggiata. Lo vedi? Credo che più che il tuo equipaggiamento sia qualcuno che ha cercato di pugnalarti, ma... Sì. Comunque sì, vabbè, io credo che andando avanti ci siano delle robe un po' più fichette, insomma. A me lo stile con questi falsetti, con questi abbigliamenti barocchi, mi sembra il caso, non lo so. Sì, non saprei. Mi ricorda un po' in Dragon Age, ovviamente, essendo gioco fatto e finito, erano più sì, definiti, ma mi ricorda un po' lo stile di Orlei. Ah, di Orlei, sì, perché hanno, sì, perché sono molto carichi di decorazioni inutili, è proprio una cosa super... Vogliono essere raffinati, non si sa perché esattamente. Sì, sì, no. Ma per esempio c'è sto NPC che è bellissimo, questo NPC è stupendo, questo... Ah, Pygmalione, sì, l'unico che lavora in tutto l'hub, tra l'altro. Sì, esatto, sta lì, non ho capito neanche se è un essere umano, è stranissimo, ha quella cosa che gli ronza intorno, che usa la stessa energia nostra, tra l'altro, quella del nostro Coffin... Vedi, ai filini, quindi c'è l'or dietro. Io vorrei capire, vorrei sapere di più. Solo che purtroppo... Chissà se anche noi potremmo sbloccare un giorno dei minion, esatto, del genere. Esatto, solo che purtroppo non c'è assolutamente nulla di trama in questa fase di prova. Praticamente... Io posso darti qualche pillola di questa. Allora, ti evito. Sì. Il racconto più lungo, perché in realtà c'era abbastanza polpa nel primissimo trailer, che questo è il grande elefante nella stanza, no? Okay. Il confronto con il primissimo, esatto, trailer. E lì c'era parecchia lore, comunque c'era una sorta di world building iniziato, accennato. Mm-mm. Lo evito per un motivo preciso: non ho ritrovato un solo nome corrispondente tra quelle citazioni e quello che c'è qui. Mm. Quindi non vorrei che... Così come il gioco è chiaramente cambiato drasticamente dal possibile single player a
Game as Service. Perché tra l'altro tu anche hai fatto la un trama video, magari. Quindi eventualmente magari lo metto. Tu ci hai fatto un video su questa cosa, delle differenze. Quindi eventualmente lo metto in descrizione, così per chi magari non ha seguito bene, perché tanta gente me l'ha detto anche in live dicendo ma mi sembra diverso. Sì, molto molto, è diverso, molto diverso. Quindi non vorrei che è cambiato del tutto anche la trama, quindi è inutile che sto a elencarti un elenco di eventi che poi in realtà non sussistono più. L'unica cosa che posso dirti è che questa, c'è questa sorta di super torre che mi sembra chiamino The Ziggurat, e questo impero che, se non sbaglio, si chiama Domitian Empire, una cosa del genere, e ripeto, è diverso da come era nel primo trailer, ha fondato questa città ai piedi e ha preso questi Sentinel, andate a saccheggiare questo The Ziggurat. Mi sembra bello, quindi noi siamo i buoni. Non lo so. Appunto. Perché nello Ziggurat magari ci sono i babilonesi scomparsi, o il motivo per cui sono scomparsi i babilonesi, non ho idea. Noi siamo a Neo Babylon, fondamentalmente. Perché poi dentro comunque non abbiamo trovato villici indifesi, c'è gente bella, bella incazzosa comunque che ti mena forte e duro. Sì, da un dizionario fantasy abbastanza... Sì, almeno all'inizio. Esatto, sì, diciamo, allora, io direi infatti di zompare il primo livello, che è proprio super, 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 super basic. E quello che dobbiamo fare, ecco, questa è una cosa, oltre alla mancanza di tutorial, c'è una cosa che io spero che venga integrata in qualche maniera, perché se io vado nel menu community non c'è niente che mi faccia... Non puoi creare il party. Esattamente, sì. Però ci sono le missioni party. È questo che non capisco. È perché è una cosa diversa. Quando tu vai su Your Quest, inizi tu la quest e indici fondamentalmente il gruppo. Su Party Quest vai a cercare quelle già attive. Quindi adesso tu magari vai a Your Quest, scegli la quest. Okay. Io invece andrò su Party Quest e teoricamente ti trovo. Quindi è questo così che funziona. Vedi, questa cosa non l'avevamo capita in live. Complimenti. D'accordo, ma non è comunque il modo, cioè, nel senso, serve poter gruffare il party e ma partire direttamente. Sì, a parte questo, no, ma più che altro perché è stato forse una coincidenza, perché ogni volta che io aprivo Party Quest non mi appariva nessuna Party Quest. Quindi io pensavo che fossero delle quest specifiche solo per gruppi già formati. Perché non appariva nulla, non c'è nessuna Party Quest. No, però anche adesso infatti non ci sono, ma credo che sia perché c'è poca gente. Sì, sì, c'è abbastanza, non c'è chissà quale traffico. Però devo dire che siamo stati fortunati la volta scorsa e siamo riusciti a trovare sempre un party da 4, per fortuna. Perché io anche questo, quindi tutorial, vabbè, questo credo ci sarà nel gioco alla fine, definitivo, penso sia ovvio e scontato. Poi un cavolo di sistema per appaiarsi con la gente, almeno della tua lista amici, di qualche tipo. È bello che ci sia il crossplay, però comunque se hai amici, vuoi giocare con gli amici, non è che loro devono stare lì e avere la fortuna di riuscire a entrare nel tuo gruppo. No, infatti, cioè, considerando che c'è il quick match, che praticamente è looking for random, che ti manda direttamente a caso, immagino che sia abbastanza semplice aggiungere una specifica che lo faccia solo con la tua lista amici o con il tuo party. Sì, questa cosa è... Perché poi appunto il sistema, il network mi sembrava stabile, lag non ne ho avuta, adesso le ultime parole famose, però scatti non ho percepiti, i comandi sono responsivi al punto che non mi sembrava di essere online. Che per una beta hai detto niente. Comunque allora proviamo. No, la trovo molto stabile. È crashato un paio di volte il gioco caricando una missione. Sì. Ma tra caricamenti, giocate, missioni e quant'altro è stabile assolutamente. Allora io direi di cominciare, visto che sono l'ospite. Dimmi quando la prendi. Allora io prendo Triumphal Square, è livello 4, quindi probabilmente li sdrummiamo di cattiveria, perché io con Sabaku ero andata direttamente alla terza, che è livello di potere richiesto 7, perché c'è sia il livello che il livello dell'equipaggiamento, perché poi il quarto ti chiede un 20. È un 20, che è chiaramente il primo gradino, il primo ostacolo. Quindi io direi magari facciamo prima questo che non l'ho mai visto, quindi siamo completamente alla cieca. Allora, accettare la quest, sì. Quindi puoi andare, sperando che ce la facciamo. E vediamo come va. Ha provato subito. A posto, a posto. Penso comunque che
che anche ammesso che rimanessimo soltanto in due, comunque la seconda missione la si fa. La prima era forse fin troppo breve. E per esempio ho avuto, cioè la prima ti dà un'impressione strana perché sei proprio lo schifo, cioè sei di livello bassissimo con gli equipaggiamenti bassissimi, i nemici sono durissimi, cioè paradossalmente Non è difficile quanto duratura, esatto, sembrano veramente dei muri con molta stamina HP, esatto, mentre poi invece devo dire che andando avanti anzi è più divertente perché soprattutto all'inizio hai le armi tutte uguali, equipaggiate tutte uguali, quindi non capisci niente, dici ma perché io ho quattro tasti e le armi sono le stesse. Però poi cioè puoi fare, secondo me ha un potenziale a livello di combat system, cioè lo sento che potrebbe esserci il tocchetto platinum da questo punto di vista, perché il sistema a quattro armi assolutamente, cioè io credo che sia l'elogio maggiore da trarre dalla beta, perché sì, ti permette veramente, e immagino permetterà quando sarà completo e curato, di fare qualunque combo possa venire in mente. Ok, siamo in tre. Vabbè, allora io qui sono blind, non so, quindi vai. Ti confesso che in questi ambienti da beta, almeno quelli che ho visto io, blind significa vero. Sì, dici, comunque sono sì, magari vabbè, cioè, a volte sono c'è uguale, cioè. Sì, dici, a volte c'è magari qualche scrignetto nascosto, ecco, tipo che non lo vedo. Sì, ti dà questo effetto proprio di, a me sa tantissimo di Godfall. Anche in Godfall hai questi scrigni che si aprono con le lucine e tutte ste cose di tutti i colori diversi che ti dicono guarda quanto loot, guarda quanto loot. E poi vabbè, tre quarti della roba la butti e che è stato a fare. È super super zarro il combattimento, cioè c'è un tecnico per dire pieno di sbrillo, ma di sbrillamenti, e non nascondo che c'è, io è un po' di guilty pleasure, nel senso un po' me ne vergogno, però a me le cose molto colorate e luccicose non ci piacciono, però ci deve essere una base tecnica, ecco, cioè vorrei, spero che sia anche profondo, ci io sta. credo che il potenziale che ci possa essere è in dubbio, perché anche perché le armi dovrebbero avere un doppio effetto, perché piazzarle sul quadrato triangolo, quindi su un set base, diciamo, per gli attacchi veloci e pesanti, e invece sui grilletti, quindi per la magia, dovrebbe fare effetti totalmente diversi. Sì, che poi c'è una cosa che mi ha fatto stranissimo all'inizio, che praticamente tu per schivare usi comunque l'arco in mano. Sì, quello mi lascia un po' spiegato. A me non piace, questa cosa non mi piace perché comunque non è che una meccanica che è un breaking che dice no, la devi usare con parsimonia, perché altrimenti rompi tutto, forse tipo un parry speciale. Quindi, boh, non l'avrei voluto un po' più libero. Ecco, praticamente al momento i livelli sono composti da quello che sto facendo, sono tutti così bene o male, da cammina, corridoio colorato pieno di posti strani, magici, misteriosi e meravigliosi, nemici, zappa i nemici, distrugge i nemici, raccogli il loot, vai avanti, boss. Cioè, è sempre come me. Credo cambierà. Però ecco, a questo punto io mi domando, ma la trama dove la metti? In un game of service la metti già poco. Ecco, quindi la metti all'inizio e alla fine con le filmate, perché in mezzo non puoi. Sì, anche in tramezzo, volendo. Avrei detto che la potevi mettere tramite gli oggetti, ma non ci sono descrizioni che ti aiutino a... Sì, per adesso sembra... Io non nascondo che ci sono rimasta parecchio male, anche ammesso poi magari sarà il game of service più bello del mondo, io glielo auguro che facciano un sacco di soldi, che sia bellissimo, però il mio capriccio è che io volevo il single player con la full fantasy incredibile, con un mondo incredibile, nuovo, un'idea originale, fantastico, cioè... Sì, fai conto che quando uscì il primo trailer famoso era ancora avvolto di mistero? E c'era questa leggenda che potesse esserci Yoko Taro dietro. Perché c'era appunto la lore di cui ti parlavo prima, il racconto sembrava molto assonante a cose tipo Drakengard.
timeline di 500 anni, cose del genere, no? Quindi molto distante, che chissà dove va a parare. Armi fluttuanti. Inoltre c'era Saito, anche c'è solo Saito di Square. Mm-hmm. E all'inizio, che io avessi capito, doveva esserci Taura. Mm. Che schifo! Che schifo! Questi non c'erano! No, allora, io no. No, mi fanno schifo da morire. Giuro, non sto scherzando, mi fanno veramente ribrezzo. Mi gira la telecamera adesso. Sì, allora, non c'erano i sacchi. Cavolo, c'erano gli arcieri magici, c'erano i goblin. Perché non si passetti? Questo c'entra in sacchi. In due vite. Che schifo! No, i passati fanno ancora più schifo. Vabbè, sono per morire, non vedo. Sono una donna forte, ho 30 anni. Forse ce la posso fare, non sono reale. E sì, distraimi, di qualcosa, ti prego. Stavi parlando delle persone che ci stavano lavorando. Sì, inizialmente si capiva che si era capito che doveva esserci Taura della Platinum, mentre è subentrato anche qui Saito, il nome mi sembra Kenji, della Platinum, appunto. Quindi deve esserci stato un qualche cambio proprio di funzioni. Però è chiaro, è cambiato proprio il gioco, è un altro gioco. Sì. E quindi vedete, niente, c'è questa cosa, prendi un punteggio, penso, rank stone, attenzione, sono molto brava, senti, proprio la soddisfazione in questo momento quando prendi il premio di pietra, proprio capisci che hai fatto del tuo meglio, come Bayonetta insegna. Il punteggio in realtà è strano, perché mi dà l'impressione che più nemici ci sono, più ti si alza, perché è banalmente una somma di tutte le cose che fai, ma non è un segnale di reale skill. Allora, cioè, a me è capitato, è la prima volta che ho fatto la prima partita, c'è stato un poveretto che è andato per KO, l'ho rianimato, ho fatto tipo 1000 punti in più rispetto al mio ragazzo, quindi sì, ti danno anche un bonus per il killing block, fondamentalmente. Sì. Giocatrice, ma non sai che fare quel che vale, in verità la decisione è sempre la quale. Sì, infatti, vabbè. No, a me non piace la schivata in mano, non mi piace, non ce la faccio. Perché ti dà l'idea di ridurre il divertimento, perché tu ti divertiresti a fare combo vari con tutto quanto, ma ti devi comunque trattenere un po' se vuoi schivare, altrimenti ti schiaffi. Sì, devi sempre tenerti quel tocchetto in più per essere sicuro di non prenderti in faccia, esatto. Mentre invece, per esempio, una cosa che potrebbero mettere, che sarebbe carina, magari, sai, un bestiario, qualcosa, almeno lì. Cioè, perché c'è Gigi in palestriere, non so, un bestiario quanto lo metterei. Esatto, però sì, esatto. Come saranno i Gigi? Che cos'è? Non lo so, sarà la loro specie. Io lo chiamo Gigi, poi sì, possono andare a parlare. Ho riso tantissimo anche io, ho riso tantissimo anche io. Nell'altro livello che facciamo, si chiama in un modo assurdo, sono tipo scoppiata a ridere tantissimo, perché non è possibile. Vabbè, se sono malato penso che devo morire subito. Tu hai capito come funziona il livello? Cioè, aspetta, il livello. Imbarazzante a livello del personaggio? Sì, del personaggio. Sinceramente, finora no, mi colgo l'importanza ovviamente dell'equipaggiamento che ti fa da media alla Destiny, ma il livello no. Ho il sospetto, se funziona come gli MMO, più vai avanti, e se non hai il livello adatto non fai danni, anche se hai la capacità di farlo. Cioè, c'è questo sistema nei giochi a livellamento che lo stesso nemico gli fai uno, anche se magari dopo aver livellato di un solo livello, siccome entri nel range, cominci a fargli centinaia di danni. Sì, mentre io mi sono presa perso 3 o 4 danni, cioè, mentre parlavi c'era il mio personaggio che urlava e continuava a cadere per terra. Ecco, questo non l'ho inseguito, ma dov'è? Sì, ma poi ho notato
Ho notato che sono molto cocciuti i nemici, cioè ti puntano ma non sarebbe, ce l'hanno con te, continuano a menare te. Anche lo stagger è strano. Non sono sicuro che dici dei nemici? Crocchi con... Sì. Non sono sicuro che riesci a sbilanciarli con precisione, magari. Sì, anche con, io non... con il martello. Cioè, davo per scontato che un colpo caricato... Un colpo, esatto. Dai! Dai, che continua a cadere. Che un colpo caricato del martello lì se no automatico al 100%, se no... Cioè, pure io, se lo carichi abbastanza li manda in aria, e sì, è noto che non c'è cooldown su questo, quindi credo che li puoi ferma far volare per tenerli. Ma più vado avanti più mi convinco che il miglior tank in questo sistema di gioco, invece che il tank, sarebbe l'arciere, perché si fanno chitare con una con facilità estrema. Sì, ma infatti tra l'altro continua, ti gira, cioè hanno proprio il tracking, per cui tu puoi, esatto, girargli intorno e poi uno magari invece va dietro, gli fai i grattini sulla schiena praticamente, detti anche mazzate cattive. Qui cosa c'è? Niente? Mi sembra che l'esplorazione sia di un veramente veramente inesistente, no? Però magari uno scrignetto, sai, il premio, tipo hai fatto 10 passi in più, congratulazioni. Sì, te lo aspetteresti anche qui. Qui c'è un salto da fare e se lo fai alla balaustra, perché non c'era. Però dici, guarda che bello, sono riuscito a saltare, figata. Mi sono sicuro se lo dici, ma immagino di sì. Ecco, poi c'è questa roba, c'è vento, non sarà una spiegazione per questo vento, questa... voglio andare più veloce. Immagino che possa esserci. Ok, tipo qui c'era uno scrigno, ma non era uno scrigno ed era un sigillo. D'accordo, vabbè. Pensavo fosse un teleporto di qualche tipo. I loot li scopri tutti alla fine, quindi... Sì, ti danno le reliquie, sono nascoste. Certo, dentro la partita non puoi proprio cambiare equipaggiamento. Esatto. Non posso direttamente. Esatto, un elmo sproporzionatissimo. Eccolo. Ma anche il sistema di loco strano. Il guerriero Gigi, perfetto. E Gigi Guerriero! Sì, sì. E poi è strano, perché a livello di feedback di comandi a me piace. Mi piace anche dire col DualSense, che a me piace tanto la vibrazione del DualSense. Appunto è, mi dà proprio una bella sensazione, però sento proprio il bisogno di ecco cavolo. Sento il bisogno di una maledetta schivata, che capi un tutto in sì, cioè che non puoi spammare la schivata. Però questa cosa che è legata al mana, non... Anche la classica, se mi mettevano la classica stamina dei colpi base più schivata andava, esatto, bene, ma la cosa del mana è più grande. Sì. Cioè... impedisce di usarla con libertà, che deve essere la cosa più bene. Sì, come... è più duro del boss del livello dopo, comunque. Sì, lo staggering c'è, però non so se arriva dopo me. Per esempio in questo boss io sento bisogno di ammazzare i minion. Sono molesti perché sono quelli con lo scudo pure. Mentre per dire quello che viene dopo, non c'è stata una volta che lui non c'era la prima dei video di accesso, per esempio. Quindi, volendo, è anche simpatico, non è sia prezzo. Hanno più verso davvero, eh? Esatto, era arrabbiato, era vivissimo. Aia! Questo è un po' di rimani sportito, quindi lo scrivi una volta o altra. Ok, è finito! Giù di mozzate! Il fatto che puoi caricare in unità, mentre spammi qualcos'altro... Sì. Io sto scherzando,
pensando quando dico che è più duro il posto di quello che ho detto, eh? Questo lo fai a livello, cioè, però ti dicono a livello consigliato 4 questo coso? Mi che agisci, la famiglia. Un po' scomodo il targeting, se vogliamo. Sì, beh, decidi di abituare, è strano. Aia. È strano perché non lo puoi, diciamo, scegliere di vivere da un'altra. Lo scegli col keypad, è quello che è. Sì. Sì, speravo fossero a percentuale, ma no. Sto con lui, e poi questa arma incantata incredibile. Via. Non faccio lo spiegamento. Tutto, me la sono presa tutta. Quando fai il caso sperando si spermasse, no. Forse mentre sì, mentre così non le porto di aia, basta! Che ti stordisce, quindi continua a prendere. Esatto, non ho detto niente. Potrebbe essere percentuale, eh? Mi sono curata così, ma c'è un po' dopo. Marca, miseria. La schivata perfetta è un po' trecata da là. Un po' di Nier Automata, cioè. Sì. Giusto nella schivata perfetta ti fa anche la stessa animazione. Sì, con sì, la... sì. Laura che lascia. Il residuo tuo praticamente. Esatto. Dai, che ci siamo qua. No? Se è a percentuale non dovrebbe provenire più. È capito, menatelo! Volevo schivare, ma se non ho l'energia. Boh, a me sembra un po' strano che con l'equipaggiamento di... Vabbè. Cioè, ho l'equipaggiamento di valore 11, com'è possibile che mi faccia così tanto male e ci vuole così tanto da passare? A me sembra, io dovrei averci quello di 7, l'altro magari mi so peso. Ok, dai, giù di botte, è andato. Guarda, ti assicuro che il livello... ho preso argento, attenzione. Non avevo mai preso argento. Così ci avevi dato il killing blow, però questo dimostra che probabilmente gli hai fatto più danni. Beh, sì, probabilmente sì. Secondo me sì. Sì, potrebbe essere. Ti assicuro che il prossimo livello non sarà così difficile. Non l'avevo mai fatto. No, ma anche questo non è che fosse difficile, era semplicemente lungo, come dicevo prima. Lungo, esatto. Vabbè, le like a tutte e due siamo stati. Ah, sono salita di livello, attenzione. L1, L2. A posto. Mi sono presa anche 500 monetine. E poi la cosa. Vabbè, ma si può andare avanti questo che sto aspettando. Ma i drop? Io ho droppato cose che non avevo mai droppato a livello così alto, ma quindi può essere che sono legate al tuo valore? Al tuo valore? Al tuo valore, esatto. È possibile. E che quindi, poi magari con dei limiti, chiaramente non ti puoi farmare il primo livello per ottenere gli equipaggiamenti così alti, però penso di sì a questo punto.
strana questa cosa. Sai, se ci fosse un tutorial che me lo spiegasse, immagino arriverà. Sì, ma spero, sì, cioè, prima o poi. Allora, questo me lo... Mamma mia. Ma qui rigorosamente va venduta la roba prima di passare, perché sì, altrimenti... esatto, perché altrimenti, ecco, quest'altra cosa... tre ore lì da Pitagora. Esatto. Sì, altrimenti devi vendertela una per una. Allora, se vendi le seguenti cose, vai. Ok. Io faccio un velocissimo check del mio equipaggiamento. Eh sì, faccio guarda. Una cosa positiva è che a quanto sembra seguono i feedback che gli sono stati dati. Ok. Avevo letto, c'era proprio un articolo di Square, c'era un documento con 10 cose che avevano migliorato seguendo il feedback. Ora ovviamente non me le ricordo tutte a memoria e anche chi se ne importa. Però per dire le più importanti, ad esempio, una l'abbiamo vista qui. Quando parti anche in squadra non completa, il livello si dovrebbe adattare. Ok, perché era una del... Inizialmente non doveva essere così, immagino. Okay, e quindi se andavi in due beccavi la sfida per quattro comunque. Perché era uno dei dubbi che avevo in live, ovvero i feedback li ascoltano, perché questa non è la prima prova del gioco. Il documento che hanno pubblicato loro dice di sì. Ok, allora io ho deciso... Quindi immagino che... Allora, ho deciso che Pigmalione mi dovrà vendere un paio di guanti, anche se sono grigi, perché sono troppo brutta con questi guanti schifosi. Tra l'altro di livello 7 continuo a non droppare guanti, ho le armi di livello 15 e i guanti di livello 7. Continuo. Ti prego, vendimi questi guanti, sono inguardabile. Fammi sembrare un giocatore serio. Sto cambiando anch'io intanto il resto. Però io l'elmo me lo terrei, guarda che sei bello. Beh, ma migliora parecchio. Possiamo dire che la mancanza, l'assenza di Yokotaro si nota anche da una clamorosa assenza di figure femminili affascinanti? Sì, siamo copertissimi. Ecco, questa cosa non ci avevo pensato. Effettivamente non sono minimamente sessualizzati. Di solito magari può essere... Dipende dallo stile scelto, magari c'è il Game of Service dove hai l'uomo completamente coperto di metallo, punte, armature di più strati, e poi le donne sono ovviamente, in quanto creature superiori, non hanno bisogno dell'armatura e quindi vanno in giro proprio... La classica legge che meno sono coperte più sono difese, certo. Esattamente. Quindi, vabbè, e poi sono incredibilmente potenti e non hanno bisogno. Allora, tu quando vuoi... Ah, ho visto che ti sei cambiato i pantaloni. Sono pronto perché ho messo qui la giacchina e possiamo andare a cena, okay. Immagino. Siamo elegantini. Perfetto. Allora, ci facciamo quest'altra che secondo me durerà, salvo che non troviamo gente di livello 1. Dovrebbe durare di meno, perché io non ho mai avuto problemi. Vedete, qui abbiamo fatto livello consigliato 4 di potere, non livello, potenza consigliata 4. E questo è 7. Io con Sabaku ho fatto direttamente 7, non abbiamo avuto problemi, quindi abbiamo sempre trovato gente che era di livello 50 e ci carriava, ma non credo. Ok, allora io ho accettato la quest. Eh sì, a posto. Una volta che sai è abbastanza veloce, è clunky più che altro, però. Sì, se avessimo un sistema di praticamente c'è una sorta di cooldown che parte quando tutti sono ready, sì. Quindi se siamo solo in due entrambi pronti parte quel cooldown, che però noi non vediamo, è nascosto, non so quanto risponda, sì. Se non arriva qualcuno entro quel tempo partiamo in due. Sì, perché io mi aspettavo, magari la prima volta ho detto vabbè, metteranno dei bot, tanto dico, magari infatti che belli che siamo tutti quanti, mamma mia. Non è una parola che mi sarebbe venuta in mente. Sì. Siamo colorati. Sì, ha quell'effetto arlecchino, sembra carnevale. Ecco che cosa, fa un po' carnevale di Venezia. Più che in una missione esplorativa siamo stati disturbati mentre stavamo facendo salotto. Sì, no, tu ti ho visto che ti sei messo quel gilettino molto elegantino. Sì, mi hanno rovesciato il tè al bergamotto e adesso sono arrabbiato. Stavi palesemente prendendo il tè con il mignolo sollevato, i biscottini secchi.
E niente, ti hanno disturbato, adesso dobbiamo andare a menare la gente. Qui, infatti, qui ci sono un pochino più antropomorfi, grazie a Dio non ci sono quelle trilobiti schifose di prima, che io ti giuro mi ha fatto veramente ribrezzo, non me le aspettavo. Perché ho visto sempre questi graziosi esseri umani che ti fanno la cortesia di esplodere una volta che li uccidi, no? In questa maniera molto drammatica di dimostrare il fallimento, detonando rimorsamente. Mentre invece poi no, l'insetto del male non. Poi non so se ci sarà qualcuno che mi dirà, no, ma sono carine, così. Non particolarmente, ma. Poi questi sono banditi, non so se hai visto il nome, questi non si chiamano G, questi sono banditi. Reno che si è gente che entrata. Come noi che viene ad esplorare, chi lo sa? Sono tutti molto lunghini. Anche questi non ricordo, tipo gli esseri che avevano. Sì, tra l'altro in realtà proprio citando Dragon Age. Più che altro mi ricorda, a parte Orlè che sì, assolutamente, perché sto carico di decorazioni, ma gli equipaggiamenti, però questo non è esattamente un complimento, mi ricordano il design del primo Dragon Age, Dragon Age Origins, che aveva uno stile molto strano negli equipaggiamenti. A me piaceva un po', questi sono io, però non li ricordo. Però me li ricordano, perché forse dovrei riguardarmi, forse un misto di roba che ti mettevi addosso in maniera caotica all'inizio, ma anche forse i colori, non lo so, sarà forse l'ispirazione stessa, non lo so, a livello di stile, di materiale. Secondo me c'è del. Sì, lo sento, il dragonetto lo sento anche io. Ah, qui adesso arriva l'amico, quello, la fan di Jojo. Ah, sì, ora c'è Gigi fan di Jojo, che è quello che ti lancia Zawarudo, perché tu hai detto che c'è quella abilità. Ah sì, sono le pozioni. Esatto, ma ce non l'abbiamo trovate, ma a volte si sono già trovate. Nel primo livello mi sembra c'era. Qui ci sono, c'è. Ce l'hanno loro prima. Sì, esatto. Quindi c'è Gigi Fallugioso, un nemico particolare. Noto. Dovrebbe arrivare a quarta ondata. E poi appunto in realtà a me l'idea del gioco ignorante, che lo metti qua e nelle mani, cani di botte, in realtà a me piace, devo dire, cioè io sono molto combattuta, perché da una parte volevo il gioco fighetto con la lore, le descrizioni, come avevo detto io, il gioco Taro, 4.000 anni, però in realtà a me dà molta dimostrazione che sia, appunto, eccolo lui, Gigi Trapper si chiama, era quello che dicevo prima, Gigi Trapper, ma Trapper era il cognome, sì. lui, con le bombozze, come si chiama, per mastinami, poverino. Allora, non puoi evocare The World. Guarda, le tira proprio, come fossero bravi. Sì. A me l'idea del gioco ignorante dove prendi le mani di Galleria piace un sacco. Però quanta varietà un minimo ti richiederà del tecnicismo, quanto è importante la parametria, cioè tutte queste cose. Purtroppo. Quanto è importante? No. Sì, scusa, finisci. No, dicevo, vabbè, quanto è importante la parametria, cioè quanto conta l'abilità e quanto non, cioè appunto che io sono bravissima, però se io sono sottolivellata non vado da nessuna parte, cioè che può anche essere una scelta di stilistica, non è per forza una cosa sbagliata, però vorrei capire, che mi trovo frustrante per quanto è comprensibile che comunque da questa prova si capisca poco. È molto elusiva, non lo so, è troppo elusiva questa beta. È molto, secondo me, si chiama beta, ma è molto più chiaro. Sì, a me sembra più in alto, infatti. Cioè, vedo l'onda scura, però. Cioè, da una parte apprezzo appunto molto la trasparenza, ma forse anche quello che ci ha fatto. Adesso no, potete streamare, cioè, sai, col video puoi fare un po' il magheggio volendo.
magari puoi nascondere le cose, ma internet comunque no, è uno stream, fai tutto, taggaci, quindi cioè da questo punto di vista apprezzo tantissimo, però dall'altra appunto quanto di questo potrò nel gioco del video, visto e considerato che appunto già abbiamo il precedente, ovvero che abbiamo mostrato un trailer di un gioco che poi è cambiato. Beh sì, tanto almeno qui il gioco è questo, cioè sì. Poco da da cambiare, cioè c'è da migliorare più che altro, ma come ti dicevo prima la cosa positiva è che i feedback sembrano tutto ascoltarli al di là di quello del, del livello, al di là di quello del partecipanti al gruppo che ti dicevo prima, un'altra cosa che avevo letto ad esempio è proprio sulla grafica, sulla grafica che avevano scelto questo stile brush work, l'hanno chiamato, no? A pennellate. Sì, che si vede soprattutto nelle ambientazioni. Esatto, ma prima era molto più, cioè il filtro era molto più pesante ovunque. Sì. L'avevamo tra l'altro visto alle tre, mi sembra. Sì. E gli hanno lasciato il feedback che certe cose diventavano instinguibili. Sì. Indistinguibili, scusami. Sì, 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 sì. E l'hanno migliorato nel senso che più vicino al tuo personaggio sono più definite, man mano che, se vedi anche qui il cielo, ci sono proprio le pennellate di... Sì, l'avevo visto prima al porto, anche con più luce, esatto. che è anche una idea simpatica, tipo magari per nascondere una grafica non esattamente all'altezza della generazione. Il mio non so neanche dirti se questo miglioramento lo reputo tale, però ascoltano il feedback, quello sì. Sì. L'azione l'avevano definita sluggish all'inizio, quindi un po' lenta, però mi sembra abbastanza invece rapida. Sì, al di là della questione della scrivata, però è una scelta, non è un... assolutamente, infatti no, ma non mi scordo di essere online, cioè assolutamente. E qui c'è Artorias di Dark Souls, però ha cambiato classe, è diventato un arciere praticamente. Però lo guardi da solo perché io sono bloccato nel portale. Non mi danno il cerchio per farlo. No, stavamo dicendo che funzionava tutto. L'abbiamo detto troppo presto, evidentemente. Però il dico, forza James. Sì, forza James. Sono in due con la difficoltà da tre. E non credo che non ti farà mancare. Prova a No, ma non si muove da qua, non posso buttare. Sei proprio incastrato nel limbo. Ti farò vedere magari la registrazione, fermo qui a pillare. Almeno non mi ammazzassi. Sì, in questi casi magari a volte quando un personaggio resta incastrato. È la scena del boss, vediamo se mi danno un po' di. Sì, ok. Oh, dai, no, questa cosa è buona. È stata una buona pizzeria. Infatti, dai. E qui conviene mazzoliarlo. Guarda Gallo. Si chiama Gallo, lui è sardo. Si chiama Gallo, meraviglioso. Sì. E vedi che guarda quanto va giù facilmente. Rispetto a tutti prima. Stiamo distruggendo. Non c'è paragone. Il Gigi il guerriero era. Gigi. Gli fa le piste a Gallo. Non c'è paragone. È esploso. Te lo dicevo, no? È un po' strana questo bilanciamento. Guarda, non è che non ci credessi, ma così è. Assurdo. Infatti io dico, vabbè dai, ci facciamo il secondo livello, dura 3 secondi. Mi sono prese certe pizze in faccia di quella mazza chiodata incantata. Qui stanno andando giù. Ma perché loro sono fighetti con l'armatura. Mentre quelli di prima erano belli tosti. Ed era secondo la teoria appunto che almeno tu copri, no? Certo, più sei forte. Certo. Infatti quelli erano dei tipo strani copri. È finito. Tutti erano non vedesse l'ombra della nonna. Però sì. Capito? Cioè, perché questo livello è più facile di quello di prima? Credo che è durato di più Gigi che l'intero livello, esatto. Dopo. Sì. No, io non lo taglio. Io sto video non lo taglio perché lo devono vedere. È strana. È una cosa stranissima. Vabbè, comunque, potere di Gigi. Gallu, niente. Gallu se ne è tornato in Sardegna con la coda fra le gambe, col martello fra le gambe. Vabbè, eravamo qua. Una cosa su questa schermata che ti volevo far notare. È che tu, se vuoi, puoi togliere l'HUD. Sì.
per fare lo screen, immagino, no? Sì. Vedi? Sì, sì. Però non puoi muovere il personaggio. Esatto. Quindi, ok, stanno sì. così. Sì, ma più che altro sono anche sincronizzati. Cioè, il che mi fa pensare che magari, non lo so, poi potrei attivare un emote di Vittoria. Cioè, di solito magari... Sì, immagino che li sblocchi così. Cioè, comunque, se ti permettono di... Ho comprato le braccia prima, no? Che ti dicevo che non le avevo mai droppate. Adesso ho droppato tipo solo braccia. Perfetto, no? Va bene. Per l'RNG, io credo... chissà se non è proprio il... Se alcuni livelli non droppano in preferenza determinati oggetti, perché anch'io sono zeppo di bracciali. Pure l'RNGesus, probabilmente. Anche quello, senz'altro. quello vince sempre, comunque. E sì, però penso che dipenda anche dall'avanzamento del personaggio tuo, perché continua a ottenere cose di livello più alto. Tipo adesso ho trovato un cappuccio di livello 19, mai trovato prima. Quindi secondo me dipende anche dalla potenza sì, tua. Io infatti l'ho trovato di livello minore, quindi potrebbe essere quello. Però anche questa cosa, a livello di farming, ti fa venire voglia. Cioè comunque i livelli, non lo so, ero più preoccupata. Sento che grezzo, però mi diverto. Non ti nascondo che mi diverto. Una cosa che mi è spiaciuta non vedere, e temo che non la vedrò perché non so se si sblocca livellando quanto, oppure se non c'è proprio, è questo questa Gideon Coffin, no? Questo carburatore sulle spalle. Sì. Quando tu scegli la razza ha una cosa specifica, ha un'azione specifica. Sì, sì. Ma non c'è nel gioco. Cioè non è la magia delle armi. Cioè c'è proprio una cosa specifica. Mi sembra che il personaggio che ho preso io dovrebbe... saettare contro un nemico Me lo ricordo. Lanciandosi, mentre il tank dovrebbe tirarlo come i Dark Knight. Esatto. Ma allora, però qui... non mi sembra che ci sia questa cosa. Non l'ho trovata io. Se vai su Gideon Coffin te la fa vedere bloccata, per cui o è una cosa che si sblocca magari avanzando un altro pochino e magari finisci la prima tranche di livelli e poi sblocchi la Gideon Coffin, oppure non lo so. Esatto, e quello un po' mi è spiaciuto perché sembrava una delle cose più caratteristiche. Allora, io adesso... Tanto che ci hanno messo le daily, hai visto che ci sono le daily? Sì, ho visto le daily, esatto, però non mi ricordo dove sono, devo dire la verità. Sono qui da Sofia. Ah, da Sofia, sì, devo ricordarmi dove è Sofia. Ah, tu lo sai che ho visto la torre sul tavolo e la prima cosa che ho pensato è che era una torta. Non lo sapevo e non avrei fatto quel collegamento. No, allora, se la guardi da lontano, io ti assicuro che a me era sembrata una torta nuziale. Ho detto, cavolo, perché ho visto il tavolo lungo, no? Continua a cambiare questo gioco, da esplorazione della torre a Cooking Mama. Ho visto il tavolo lungo, ho visto le sedie, ho detto, ma qua stanno mangiando. Invece la torre, sono rimasta malissimo. Sì, ma anche questa cosa, per dire, costi soldi, cosa ci fai? Sblocchi il fabbro a un certo punto? Al momento, sì, no, in beta non ci fai niente, ci puoi comprare l'equipaggiamento proprio basilare da Pygmalione qui. Sì, da Pygmalion col suo minion che voglio, adesso penso che io lo ruberei, cioè, tipo... Poi c'è un menestrello qui che si chiama Leto, ci parli e ti dice, vieni a sentire la mia storia se ti va, la mia canzone sulla fine del mondo, vai, dimmi. Sì, niente. E poi niente. Dimmi la sagatone. Sì, ci sono rimasta malissimo pure io. Canta, bastardo! Sì, esatto, fa finta in realtà. E poi ha questo cappello di metallo. Cioè, sembra un cappello di metallo. Sembra tipo un ditale per cucire. Vabbè, io mi faccio dei flash strani. Comunque, allora, in realtà la nostra... Devo dire che sei bellissimo questo girettino. Mi serve un mantello, bene. Mi serve un mantello. Sì. Cioè, guarda, il misto gilettino con questo elmo fa proprio un effetto splendido. Possiamo dire che il punto di riferimento di tutti noi è Pygmalione. Sì, lui, allora, a me piace lui. Vogliamo tutti finire così. Sì, lui sta là, palesemente ubriaco. Guardalo, è palesemente ubriaco, guarda come barcolla. Guarda intorno. Poi ha, se ci hai fatto caso, ha tipo le collanine intorno ai polsi, cioè sembra quelli che ti vendono le cose in spiaggia. Sì, c'è anche le mani di un colore strano, se dobbiamo dirla tutta. Sì, infatti dubito, sembra
più un automa, non lo so, non mi sembra una persona, ma magari è solo vestito strambo, magari una maschera. Pensa che è caldo là sotto. Comunque, allora, cavolate a parte, la nostra esperienza mi sa che si ferma qui, perché adesso c'è un muro di difficoltà incredibile, perché qua se ti chiede di andare, ah sì che bello, siamo dei fighi, abbiamo finito il terzo livello, e poi va il quarto e ti dice potere consigliato 20. Per quanto in realtà, secondo me, rifacendo un altro paio di volte il terzo livello, secondo me ci si arriva. Poi non so se finito tutta questa prima parte, quindi con il livello massimo, livello consigliato 40 di equipaggiamento, ci sia altro dopo la torre di Babylon. No, allora era assicurato che c'erano 6 dungeon, ma parlavano di 6 dungeon come di 3 dungeon con 2 difficoltà. Ho il sospetto, ma non la sicurezza, perché ovviamente non ci sono andato, che ci siano tipo i primi tre dungeon che abbiamo fatto e poi magari gli stessi 3, però di difficoltà maggiore. Però ripeto, è solo un sospetto, perché non ci sono arrivato e essendo al 40 in 2 giorni di beta. Sì, non allora il fatto è che anche perché questa prova è arrivata un po' fra capo e collo, non, tra l'altro io non ho proprio il tempo perché dovrò partire, però mi faceva piacere, ho voluto approfittare dell'occasione, ne approfitto anche per guardare il fondale, perché ha una bella atmosfera, un po' c'è questo effetto appunto di pennellata che si nota tantissimo nell'acqua, proprio tantissimo, e non lo so, ha una bella atmosfera, io voglio crederci, cioè io voglio veramente... Che quello bello. Che non ho ritrovato, che mi sarebbe piaciuto ritrovare, poi magari ci sarà, è che se tu guardi la torre, no? Lo ziggurat, la torre di Babele, quello che sia, la guardi qui sullo sfondo, sì. E pensi ai livelli che abbiamo fatto, non so quanto combacino. Cioè, sì. Avrei voluto vederci più... Sì. Richiami, diciamo. Sì, sono abbastanza separati. A meno che non sia proprio il fondale, allora pian piano che sali. Sì, potrebbe essere anche questo. Però secondo me no, cioè secondo me hanno fatto questa scelta di design comunque come estetica super imponente, super figa, però comunque poi pensarci dei livelli dentro, appunto, sono comunque linearissimi. Cioè, magari fosse anche affacciarti e vedere, sai, che cosa c'è sotto, però il fatto è che da un livello all'altro cambia tutto, cioè cambia la luce, cambia il clima, quindi secondo me sono proprio realtà a sé stanti. Sì. È un peccato. Io voglio crederci in questo gioco, perché comunque davvero giocarlo è divertente. E forse vedere il video non rende giustizia a quanto sia comunque divertente giocarlo. Però deve avere la ciccia, ovviamente, perché una cosa è, dici, vabbè, è una beta, comunque sono 3 livelli, ti metti là, non hai fabbro, non hai niente, non hai... Anche le fossero le missioni secondarie, per dire, un pochino di glamour, tipo... Sì, mi dà l'idea che le missioni secondarie finirebbero ad essere una cosa molto simile alle daily, del tipo uccidi questo sì. Personaggio, uccidi tot di questo tipo di nemici, trova questo oggetto che poi magari è sparso all'interno del... Però, per carità, vanno sempre in tempo a sì, aggiungerci più cose. Anche perché, appunto, ho guardato... Però l'idea attimo, che mi dà è quella. Ma anche perché ho guardato un attimo, ma non c'è una data, c'è solo 2022, mi pare. Non c'è un mese, non c'è nulla. Quindi, cioè, potenzialmente hanno un sacco di tempo, cioè non è che esce domani. E anche quello che stupisce del fatto che ti abbiano fatto provare la beta così ampiamente, così cristallinamente. Anche, esatto, ma perché forse veramente vogliono un'opinione, il che può essere un'arma a doppio taglio, ricordiamoci sempre, perché diciamo che è proprio quella ambivalenza fra gioco per la community, e ci sta, comunque un game as service deve ascoltare, un servizio, quindi è importante che ascoltino il feedback, e invece quello che è il gioco d'autore. Diciamo che inizialmente si pensava che fosse un po' più d'autore, che, diciamo che per, sì, proprio per definizione, diciamo, l'autore tendenzialmente se ne frega, dice ah, ma a me questa cosa non piace, e a me sì, ecco, e lo facciamo, no? Cioè, il tocco. Cioè, qui non sento il tocco, ma perché non c'è il tocco? Cioè, non... Beh, io invidio la tua speranza e cercherò di attingerci, perché non sono altrettanto ispirato. Sì.
sì. Ma è anche per un discorso che, ecco, anche il feedback della community, io l'ho sempre trovato più pericoloso che utile. Sì, e, però qui, posto che sia giusto, e deve dire la community che la grafica è indistinguibile. Sì, cioè, infatti finché si tratta di... Allora, io in questo caso sì, è più una questione, forse l'avranno presa come una cosa tecnica e meno estetica, sì, però appunto sì, cioè, esatto. Dovresti saperlo tu, dovresti capirlo tu se una cosa è poco chiara oppure no. Magari a loro piaceva così. Però vabbè. Comunque, allora, io sono già contenta che sia andato tutto bene, che comunque è stato divertente. Non Gigi, è fasciato, comunque, No. No, è stabile, è insospettabilmente stabile per quello che ti presentano. Cioè tu lo vedi e dici va bene, questa cosa grezza potrebbe esplodere da un momento all'altro, invece no, funziona e ripeto che non ha mezzo input lag per me. Cioè va tutto liscio, non ha cali di frame, non me l'aspettavo. Cioè io proprio mi aspettavo la roba che scattava e dici vabbè, va il server che non funziona, invece da questo punto di vista wow. Aspettiamo, vedremo, speriamo, preghiamo che vada tutto bene. Io ovviamente ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Abbiamo menato Gigi, ricordiamo, io dovrò scrivere Gigi da qualche parte. Gigi il guerriero, Gigi... top babilonese. Sì, il babilonese antico che ci aveva spaccato la faccia, mi ha dato certe sbreccole comunque che mi è venuto mal di testa a guardarle. Grazie ancora, grazie a Seb, grazie a chi guarderà il video, grazie ovviamente a Cosmide che ci ha fornito il codice per provare questa beta, e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Alla prossima!